Ciao ragazzi, come state? Oggi siamo qua in un nuovissimo video. Allora, in pratica vi volevo subito dire che, come avete detto dal titolo, vi voglio portare un effetto molto molto figo che sarebbe il sandwich inventato da me, insomma. Spero vi piaccia. All'inizio non sentivo di portarlo sul canale perché mi sembrava un po' stupido, insomma. Però ora l'ho migliorato e vedendo il video di Jack sul sandwich, che forse avete visto, non lo so, ho deciso di portarlo anch'io sul canale. Quindi iniziamo subito. Allora, per questo gioco, per questo effetto, mi serviranno i due giochi che vado a prendere in questo modo. Ora andiamo a mescolare il mazzo e a dargli qualche piccolo taglio. Andiamo a prendere i due Joker e andiamo a scegliere, a selezionare una carta dal centro del mazzo. In questo caso non ho uno spettatore, quindi mi vado a dire stop da solo. Perfetto, riposizioniamolo in mezzo. Ricordatevi la carta, magari tornate indietro per vederla. Andiamo a prendere i due Joker. Vado a scuoterli per dargli una specie di essenza, una specie di effetto magico appunto alla nostra carta, la nostra bella carta. Come ben saprete, il sandwich è un effetto in cui, quando andiamo a prendere due carte, basta un attimo che salta da una mano all'altra, teletrasportandosi in mezzo alle due carte. Questo lo dico davanti a voi perché so che siete maghi. Però questa volta io voglio fare una cosa un po' diversa, cioè voglio teletrasportare la nostra carta in mezzo ai Joker a distanza, cioè senza toccare il mazzo e appunto i Joker. Ci provo. Prendo la nostra carta e la vado a mettere tra i due Joker. Esattamente il Jack di Pick. Allora ragazzi, spero che questo effetto vi sia piaciuto. Non so se questo effetto è capibile o non capibile, perché non l'ho mai fatto davanti a nessuno. Anzi, l'ho fatto a mio fratello, che l'ha capito. Quindi poi vi volevo anche dire che sto imparando degli effetti con appunto le penne in generale, lapis. In questo caso uso un evidenziatore. Ora mi voglio comprare anche la penna Sharpie, che non ho mai comprato perché non ho fatto mai caso alle penne, perché io di solito non faccio firmare allo spettatore le carte. Quindi in questo caso io ho un evidenziatore con il diametro molto grande, per quello è molto comodo per fare degli effetti, dei trucchi, insomma. Spero che questo video vi sia piaciuto, la quadratura è un po' storta, ma chi se ne frega. Se questo è anche ancora dall'altra parte. Se questo video vi è piaciuto, abbiamo 150 like per il prossimo video, per il prossimo tutorial, che sarà un tutorial perché era tanto che non faccio tutorial. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!